Ciao a tutti, come potete vedere da quello che c'è alle mie spalle c'è un po' di confusione momentanea. Comunque, la mia intenzione oggi è di parlarvi di Nemi, del museo, delle navi, delle follie di Caligola e del mistero della terza nave. Io sono Bianca Fasano, giornalista e scrittrice. Per chi non mi conosce, prima di cominciare, vi ricordo che ci sono molti miei libri in giro sul web, sia in cartaceo che in ebook. Molti sono gratuiti e mi farebbe piacere se li leggeste. Ok? E poi iscrivetevi al mio canale. Ok, grazie. Cominciamo a parlare di Caligola. La morte di Tiberio. Il 13 maggio del 37 d.C. fu un'occasione di sollievo per il popolo romano, che non sapeva cosa l'attendeva ancora per i prossimi 4 anni. Tiberio era morto all'età di 68 anni. Aveva regnato per gli ultimi 23 della sua vita e venne ai suoi tempi considerato un tiranno. Per via dei cattivi rapporti instaurati con il popolo, il Senato e i militari. Pare infatti che la sua morte non fosse accidentale. Ok. Quando gli succedette il pronipote Caligola, il mondo parve a tutti più roseo. Nato ad Anzio il 31 agosto dell'anno 12, Gaio Giulio Cesare Germanico, meglio conosciuto come Gaio Cesare o Caligola, allora 25enne, protendeva infatti verso la Repubblica e iniziò ben presto un'efficace collaborazione con i pater conscriptis della città. Quindi le cose cominciarono bene. Tutti lo giudicavano con favore. Caligola promosse amnistie, diminuì le tasse, organizzò quello che ai romani faceva molto piacere, i giochi e feste, ed rese di nuovo legali i comizi, cioè si poteva parlare. Questo periodo felice non durò in eterno, anzi durò ben poco. Dopo soli 7 mesi da imperatore, Caligola venne colto da un'improvvisa e strana malattia. Si dice che ne uscì sconvolto nel fisico, ma soprattutto nella mente, e quindi molti danno la colpa a questa malattia che non si è riuscita a capire per quanto fece dopo. Che successe? Divenne rapidamente cinico, megalomane, sanguinario e assolutamente folle. Condannava a morte per i motivi più futili e spesso condannava 2 volte la stessa persona, non ricordando di averla già fatta uccidere. I senatori, visto il pericolo che era diventato, tentarono di farlo assassinare, ma non ci riuscirono. Quando poi morì la sorella di Caligola, Drusilla, con la quale pare avesse avuto rapporti incestuosi, la salute mentale dell'imperatore ne risentì ancora di più. Divenne rapidamente un autentico despota, facendosi chiamare imperatore, oltre che padre della patria. Io, Gaio Cesare, decreto un mese di pubblico lutto per la mia amata sorella Drusilla, durante il quale tempo chiunque rida, si bagni, pranzi con i genitori o con gli amici o abbia contatti sessuali sarà condannato a morte. Tale è la volontà del Senato e del popolo di Roma. Mi sono servita di alcune immagini di un film di Tinto Brass sull'imperatore Caligola per farlo comprendere meglio. Torniamo a noi. Allora, davanti a lui tutti dovevano genuflettersi e aveva stabilito che il 18 di marzo ogni anno doveva diventare festa in suo onore. Si faceva chiamare come gli dèi, Giove,
Nettuno, Mercurio e Venere. Spesso infatti si vestiva con abiti femminili e portava braccialetti e gioielli vistosi. Il suo regno durò solo 4 anni, dal 37 al 41. Fu infatti ucciso il 24 gennaio del 41, quando stava lasciando un'arena durante i ludi palatini. Lo pugnalarono ben 30 volte. Assieme a lui vennero giustiziati purtroppo tutti i parenti prossimi e non si salvò neppure la sua giovane bambina, Giulia Drusilla, che fu scaramentata contro un muro. Come il padre, anche Caligola verrà ricordato come un tiranno. Il regno passerà in mano allo zio Claudio Germanico, cinquantenne e unico parente superstite. Adesso vediamo qualche altro brano, qualche altro frammento del film di cui ho parlato prima. Sembra che ci sia un complotto segreto. I complotti sono sempre segreti, se no non sono complotti, ma piani. Questo mi sembra logico, no? Fin qui ci arriva anche il tuo mezzo cervello, vero Claudio? Ci arrivo a metà, Cesare. La situazione è diventata insostenibile. Ha profanato gli dèi, ha umiliato il Senato, ha offeso e smembrato l'esercito. Sì, il Senato non conta più niente, nessuno è più al sicuro. È un tiranno. Che possiamo fare? C'è solo una soluzione. Se Cesare dovesse morire. Potrebbe succedere. Devi dormire. Credo che dovrò rassegnarmi a vivere in eterno. E ti rattrista. Sto perdendo i capelli. Ma che dici? Tu non vuoi mai accettare le cose come stanno, vero? Le cose? Sì, hai ragione. E tu? Non riesco più a dormire. Io ti amo. Veniamo alle mogli. Nebbe 4. Dice di lui Svetonio Gaio Cesare: quanto ai matrimoni, non è facile stabilire se sia stato più turpe nel contrarli oppure negli scioglierli, oppure ancora nel farli durare. Dopo la morte della prima moglie, avvenuta intorno al 36, Caligola iniziò una relazione intima con Ennea Trasilla, moglie del fedele prefetto del pretorio Quinto Nevio Sutorio Macrone. Non si salvava nessuno. Verso la fine del 37, durante la festa del matrimonio di Gaio Calpurnio Pisone e Livia Orestilla, ordinò al marito di ripudiare la sposa per poterla risposare il giorno stesso. Accadde però che dopo pochi giorni la ripudiasse a sua volta, mandandola in esilio 2 mesi più tardi per non permetterle di risposarsi con Pisone. L'anno seguente, nel 38, si maritò con Lollia Paolina, moglie del consolare e governatore provinciale Publio Memmio Regolo. Caligola, che aveva sentito dire che sua nonna Aurelia era stata in gioventù una donna bellissima, fece chiamare Paolina dalla provincia, la fece divorziare dal marito e la risposò. Divorziò presto anche da lei, dichiarando che fosse sterile, e la rimandò indietro, ordinandole però di non avere rapporti carnali con nessun altro. Sempre nel 38, quando Macrone fu nominato prefetto d'Egitto, anche Ennea fu costretta a partire assieme al marito e ai figli. Poco prima di salpare per la nuova destinazione, Caligola, evidentemente addolorato per essersi sentito abbandonato dall'amante, ordinò a lei e al marito e ai loro figli di suicidarsi, cosa che evidentemente
dovettero fare, perché all'epoca così funzionava. Se non ti suicidavi, ti suicidavano loro. Nel 39, infine, iniziò una relazione con Milonia Cesonia, che divenne sua concubina. Dopo aver divorziato da Paolina, la sposò, poiché era incinta. Milonia Cesonia non era né giovane né bella, ma Caligola provò per lei una vera passione. Dopo un mese di matrimonio nacque una bambina, alla quale venne dato il nome di Giulia Drusilla. Il ricordo della sorella scomparsa è divinizzato alla sua morte. La fine della povera bambina è nota, poiché fu uccisa insieme ai suoi genitori. Non si salvò neanche. Ci ha prostituito le mogli e le figlie. Ha offeso i senatori e l'esercito. Per questo il popolo lo ama. Non ti stai divertendo? Datti da fare. Che cosa preferisci? Tutto e niente, Cesare. Non puoi averli entrambi per lo stesso prezzo. Ti vuole provocare. Sono me? È pazzo, non sa quello che fa. Quello che fa lo sa benissimo. Se gli diamo abbastanza corda, forse. Quello ci impicca tutti. Caligola in giovane età fu soprannominato così perché seguiva il padre germanico in guerra, indossando dei sandali chiamati Calighe. Era un uomo fisicamente prestante, molto alto e imponente. Del suo viso colpivano gli occhi infossati e la calvizie. Intorno alla sua figura circolano molti aneddoti. Il più famoso è sicuramente legato al suo cavallo. Oltre a costruirgli una stalla utilizzando materiali pregiati, quali l'avorio e il marmo, lo nominò senatore di Roma. Si racconta anche che durante una campagna militare, invece di attaccare il nemico, impiegò il suo esercito per raccogliere conchiglie in acqua. Gli storici del tempo pensano che la malattia fosse dovuta agli eccessi compiuti all'inizio del Principato. Nelle fonti, Giovenale e Svetonio indicano come causa della pazzia dell'imperatore l'uso di un afrodisiaco, il Poculum Amatorium, offertogli dalla moglie Milonia Cesonia. Gli studiosi moderni hanno analizzato il quadro clinico che presentava, sviscerando tutte le sintomatologie, sbalzi d'umore repentini, allucinazioni, insonnia e paranoie. Oltre a un ovvio disturbo mentale, Caligola era affetto anche da altre patologie, l'epilessia, l'ipertiroidismo e il saturnismo. Non bisogna dimenticare che il piombo, al tempo, era usato dai romani ed assimilato in molti modi. Ad esempio, erano di piombo i contenitori anche del vino e la parte interna degli acquedotti in cui scorreva l'acqua che veniva portata in città. Inoltre, la polvere di piombo veniva usata per migliorare appunto il vino. Appare chiaro che soprattutto gli imperatori ne assorbissero grandi quantità. Il saturnismo è una malattia che si sviluppa in conseguenza all'esposizione di piombo. Il nome deriva dal dio romano Saturno, associato dagli alchimisti a questo elemento. Dicevamo saturnismo. Fra i disturbi neuropsichiatrici si annoverano alterazioni cognitive, irritabilità, nervosismo, disturbi psichici come cambio della personalità, labilità emotiva, allucinazioni, paranoia, delirio. Fra i disturbi gastrointestinali e metabolici possiamo elencare anoressia, calo ponderale, dolori addominali, colorito cinereo del volto, gotta e nefropatia gottosa, artrite, oliguria, proteinuria,
oltre a diarrea, vomito, nausea, senso di sete costante. In casi gravi, il malato può presentare anche convulsioni, ipertensione cerebrale, edema cerebrale, cefalea, amnesia, tremore e vari sintomi extrapiramidali come il parkinsonismo, astenia, parestesia, disturbi visivi, annebbiamento della vista e uditivi, ipoacusia e sordità, fino alla paralisi e alla morte. In pratica, probabilmente il nostro imperatore, se non fosse stato ucciso, sarebbe morto per fatti suoi. Però quando? Va. E adesso veniamo a Nevi e alle navi. Dal 1928 al 1932 il piccolo lago di Nemi sui colli albani fu teatro di una delle più importanti imprese archeologiche del Novecento, il recupero di due navi imperiali romane sommerse sul fondo del lago. Un'impresa impressionante per impegno e durata, i cui risultati rivoluzionarono le conoscenze tecniche navali romane e che trovò vasta eco anche all'estero, suscitando l'interesse perfino di Howard Carter, lo scopritore della tomba di Tutankhamon. Le imbarcazioni andarono purtroppo completamente distrutte nel 1944, durante le ultime fasi della guerra. Restano a testimoniare questa gloriosa ma sfortunata impresa i documenti, le fotografie e le pubblicazioni custodite nell'archivio del museo. Il lago di Nemi è un piccolo lago vulcanico, posto tra Nemi e Genzano di Roma, poco a sud di Roma, a quota 316 metri sul livello del mare, ben 25 metri più in alto del lago Albano, sui colli albani, nel territorio dei Castelli Romani. Esteso per circa 1,67 chilometri quadrati, ha una profondità massima di 33 metri. Si tratta di un lago vulcanico dalle caratteristiche simili a quelle del lago Albano, del quale è notevolmente più piccolo. Dal punto di vista geologico fa parte della zona detta complesso vulcanico dei Colli Albani, oppure del vulcano laziale. Il lago era un apprezzato luogo di divertimenti e villeggiatura degli antichi romani. Tra l'altro nelle vicinanze erano situati un bosco e un luogo di culto dedicati alla dea Diana. Nemi, infatti, prende il nome e lo attribuisce anche al paese che sorge sopra di esso. Dal Nemus Dianae, bosco sacro dedicato alla dea. L'edificio di età romana a lei dedicato, il Tempio di Diana, sorgeva originariamente sulle rive del lago, ma ora ne è relativamente distante per la diminuita capienza del bacino. L'emissario, anch'esso di epoca romana, nel suo tratto sotterraneo, è lungo 1650 metri, passa sotto Genzano attraversando il recinto craterico del vulcano laziale e si riversa incanalato nella Valle Riccia. Vediamo adesso a quello che mi sembra più importante di questo discorso, lasciando stare l'importanza storica ovviamente di Caligola, e cioè la leggenda del lago di Nemi e le navi che sono state ritrovate e distrutte. Sin dall'antichità il lago di Nemi fu oggetto di una leggenda riguardante due navi favolose di dimensioni gigantesche, costruite in epoca romana, ricche di sfarzo e forse contenenti dei tesori, che sarebbero state sepolte sul fondo del lago per ragioni misteriose. Tale leggenda prese a circolare probabilmente sin dal primo secolo d.C. e poi per tutto il Medioevo, accreditata ogni tanto da ritrovamento occasionale di strani reperti da parte dei pescatori del luogo che cercavano pesci e trovavano altro. Queste voci avevano in effetti un fondamento di verità. Le due navi, lunghe 70 metri e larghe più di 25, erano state fatte costruire dall'imperatore Caligola.
in onore della dea egiziana Iside e della dea locale Diana, protettrice della caccia, che a me non sta troppo simpatica perché non mi è simpatica la caccia. Frutto di un'ingegneria avanzata e splendidamente decorata, Caligola le utilizzava come palazzi galleggianti in cui abitare o sostare sul lago o con cui simulare battaglie navali. L'ala destra del museo, parliamo del museo del lago di Nemi, è dedicata in particolare al lago di Nemi e al santuario di Diana, ma sono presenti anche testimonianze protostoriche dell'intera area urbana che rafforzano la valenza didattica dell'esposizione e documentano la vita, i manufatti e i corredi funerari delle popolazioni che abitavano l'area dei castelli romani, a partire dall'età di bronzo fino all'età imperiale. Ed è per questo che vi consiglio di visitarlo. Io ci sono stata un po' di tempo fa, vorrei tornarci. Ma in seguito alla sua morte, dicevo alla morte di Caligola nel 41 d.C., il Senato di Roma, di cui l'imperatore era stato acerrimo avversario politico, per cancellarmi il ricordo, cosa che succedeva spesso all'epoca, fece distruggere tutte le opere di Caligola, tra cui anche le navi di Nemi, che furono affondate sul fondo del lago. Da allora la storia delle navi, unita al ricordo della loro magnificenza, fece presto a diventare leggenda. Vediamo la scoperta delle antiche navi romane. Quasi un secolo dopo, cioè il 15 luglio del 1535, il bolognese Francesco De Marchi fece un tentativo avvalendosi di una specie di campana. Fu riportato in superficie tanto legname da caricarne due muli, il che certo non fece bene alle navi. Nel 1827, a opera del cavalier Annecio Fusconi, si riprende l'esplorazione del fondo del lago con una campana di Halley. Il primo a raccogliere le voci sulle navi di Nemi fu, intorno alla metà del XV secolo, il cardinale Prospero Colonna, il quale affidò a Leon Battista Alberti, niente di meno, il compito del recupero delle navi. Il tentativo fu effettuato con l'ausilio di una grande zattera e l'intervento di nuotatori genovesi, ma non è che se ne potesse venire a capo in quel modo. Furono recuperate alcune fistole di piombo che permisero una datazione più precisa dell'epoca di costruzione delle navi. Vengono recuperati anche pezzi di pavimento in porfido e serpentino, smalti, mosaici, frammenti di colonne metalliche, chiodi, laterizi e tubi di terracotta. Il 3 ottobre 1895 un provetto palombaro individua una delle navi e recupera una bellissima testa di leone in bronzo. A condurre l'operazione è l'antiquario Eliseo Borghi, autorizzato dai principi Orsini. Su indicazione dei pescatori, il 18 novembre, viene localizzata anche la seconda nave, che fornisce altro abbondante materiale, che ha operato ovviamente la nave. La presenza dei reperti testimonia del fatto che nel lago avessero sede dei riti sacrificali e battaglie navali simulate, cosa che già si sapeva in effetti. Il recupero delle navi vere e proprie, avvenuto per volere del governo fascista, fu un'opera mastodontica che richiese in un tempo di quasi 5 anni, ovvero dall'ottobre del 1928 all'ottobre del 1932, l'abbassamento del livello del lago per mezzo di idrovore. Dopo quell'intervento, anche dopo il successivo riempimento del lago, il livello dell'acqua non tornò mai più ad essere quello originario, dove ci mette mano l'uomo. L'impresa di recupero fu resa possibile dall'ingegner Guido Uccelli, che fece sì che idrovore necessarie fossero fornite dalla società Riva Calzoni di Milano e in tale occasione fu insignito del titolo di Nemi. Per far defluire le acque aspirate dalle idrovore fu utilizzato un preesistente emissario artificiale risalente niente di meno che all'epoca romana, restaurato quindi proprio in occasione
del recupero dei legami. L'incendio che distrusse le navi. Un incendio scoppiato la notte del 31 maggio e durato fino al 1 giugno del 1944 distrusse le due navi e gran parte dei reperti che erano custoditi con esse. L'incendio, di origine quasi certamente dolosa, fu ad opera, si disse subito, dei tedeschi che avevano piazzato una batteria di cannoni a 150 metri circa dal museo che conteneva le navi. Venne istituita una commissione d'inchiesta composta da autorevoli esperti italiani ed esteri che giunse alla conclusione di seguito riportata, tratta da un brano del libro indicato in calce. Purtroppo la loro storia doveva concludersi tragicamente poco tempo dopo, la notte del 31 maggio 1944, quando, per cause tuttora ignote, un incendio doloso attribuito alle truppe tedesche stanziate nei pressi dei musei, del museo, distrusse totalmente gli scafi e gli oggetti ad essi pertinenti, ad eccezione dei reperti più preziosi, tra cui i bronzi decorativi, che il sovrintendente Aurigemma aveva fatto trasportare presso i magazzini del Museo Nazionale Romano tra l'agosto 1943 e il marzo dell'anno successivo. Una commissione appositamente creata e costituita dallo stesso Aurigemma giunse alla conclusione che con ogni verisimiglianza l'incendio che aveva distrutto le due navi fu causato da un atto di volontà da parte dei soldati germanici che si trovavano nel museo la sera del 31 maggio 1944. Il termine verisimiglianza, piuttosto vago, destò molte perplessità che portarono ad un supplemento d'inchiesta che non aggiunse nulla di nuovo. Molti giornali si interessarono all'argomento, tra i quali il Cantachiaro e il Brancaleone, che iniziarono una violenta campagna scandalistica, mettendo in dubbio le conclusioni della commissione. Anche la Civiltà Cattolica, molto più pacatamente, si inserì nella polemica. Un giornale locale dal titolo Omien trattò di nuovo l'argomento in varie puntate, prospettando una conclusione sufficientemente verosimile. Un'altra teoria è che l'incendio sia stato causato non da dei dischi, ma da persone senza scrupoli al fine di recuperare il bronzo fuso a causa dell'incendio e poi rivenderlo, visto l'alto valore in tempo di guerra del metallo. Cosa non smette mai di stupire nella razza umana? La sua infinita capacità di creare e l'altrettanto infinita capacità di distruggere. Divina la prima, diabolica la seconda. Quello che lascia perplessi è in alcuni casi il detestabile connubio delle due. Prendiamo ad esempio il caso del Lago di Nemi e del suo museo. Si scontrano più volte nella storia degli uomini ad essi collegata queste due presenze. Nemi, il suo nome è legato a quello di un imperatore funesto, come abbiamo detto, Caligola. Nato come Gaio Giulio Cesare Germanico, divenne Caligola, come abbiamo detto, piccola Caliga, per un affettuoso soprannome che gli venne regalato dai legionari del padre, i quali usavano la Caliga come calzatura, tra cui era praticamente cresciuto. Soli 4 anni di regno e molte nefandezze, ma anche qualche atto positivo. Negli ultimi tempi diede segni di decadenza nel fisico e di grave instabilità nel carattere, per cui ci si è chiesto se alle spalle di questo, come spiegato in anticipo, vi fosse una malattia degenerativa. Fu assassinato dai suoi pretoriani, che pure lo avevano molto amato, a soli 28 anni. Folle. Quasi all'improvviso. Come non pensare alla pandemia riscontrata sulle ossa dei romani dall'archeologia antropologica, sui reperti delle ossa? Il saturnismo causato dal piombo che conviveva coi romani da sempre nelle tubazioni degli acquedotti, nei recipienti piccoli e grandi e con i sali di piombo, i quali venivano utilizzati anche per addolcire il vino.
dicevamo, connubio tra costruzione e distruzione. Tipico connubio dell'animo umano, da sempre. Caligola, il lago di Nemi, i divertimenti e la villeggiatura degli antichi romani e le navi sono indissolubilmente legate. Mi riferisco quindi alle due navi celebrative romane dell'età dell'imperatore Caligola, ritrovate e riportate alla luce tra il 1927 e il 1932, cosa bellissima, conservate poi nel Museo delle Navi Romane e distrutte dal fuoco nel corso della Seconda Guerra Mondiale del 1944. Creazione di un folle, dedicata alla dea Diana, il cui tempio sorgeva sulle rive del lago, distrutte due volte, prima con l'acqua in cui navigavano e dopo dal fuoco, sempre a merito dell'insana capacità di distruzione dell'essere umano. Fatti affondare alla sua morte, alla morte di Caligola, nel 41 d.C. per la Damnatio Memoriae del Senato romano, allo scopo di cancellarne il ricordo, assieme a tutte le sue opere, le opere di Caligola. Si persero per secoli nell'acqua su cui bellissime e ricchissime avevano elegantemente galleggiato. Il lago, in latino, Lagus Nemorensis, o Speculum Dianae, esteso per circa 1,67 km², ha una profondità massima di 33 metri. In quella profondità furono cercate più volte, senza grossi risultati, le navi. Chi poté nei secoli ne raccolse briciole interessanti, prove della loro presenza, cosa che non c'è stato sul mostro di Loch Ness. Pezzi di pavimento in porfido e serpentino, smalti, mosaici, schegge di colonne metalliche, moltissimi chiodi di differenti misure, laterizi, tubi di terracotta e una bellissima di testa in leone in bronzo. Lo stesso governo che ne permise la scoperta, ossia quello fascista, che consentì il recupero delle navi dal fondo del lago, in parte prosciugato per mezzo di idrofore, fu poi la causa della loro rovina. Sempre creazione e distruzione. Dunque, l'hangar costruito appositamente, primo esempio in Europa di museo edificato intorno a un'opera d'arte, ospitò lo straordinario reperto. Due navi, lunghe 70 metri e larghe più di 25. Creazione mentale dell'imperatore Caligola in onore della dea egizia Iside e della dea locale Diana. Distruzione, amica degli uomini. Nella notte fra il 31 maggio e il 1 giugno del 44, un incendio appunto le distrusse. Doloso, come sono quasi sempre tutti gli incendi, anche attuali. Opera dei tedeschi in fuga? Come dimenticare che Hitler voleva distruggere perfino Parigi? O degli americani, che colpirono insensatamente il museo nella convinzione che i tedeschi gli avessero posizionato una contraerea? Lo hanno fatto in altre occasioni. Non dimentichiamo Cassino. Come dimenticare, appunto, anche i bombardamenti ricevuti a Napoli, nelle zone che erano denominate zone non archeologiche, ma sicuramente artistiche. E quindi, poco importa, l'insensata capacità distruttiva dell'essere umano vinse anche quella volta. Tuttavia, tra possibilità davvero coinvolgenti di passeggiate all'interno di percorsi, dalle visuali bellissime e conoscenza di una storia che non sia quella pedissequamente raccontata a scuola, il Museo delle Navi Romane resta una perla da inserire nella collana degli amanti dell'arte e dell'archeologia. Questo luogo, il lago di Nemi e il museo adesso collegato, mi permetto di dire,
è un luogo da visitarsi. Apro lo sguardo alla conoscenza, alla necessità di salvaguardia, valorizzazione e tutela dell'intero bacino di Nemi. La presenza del Museo delle Navi Romane appare un elemento fondamentale, risale al 1935, fu edificato appunto per ospitare gli scafi dell'imperatore Caligola e parzialmente distrutto come descritto nel 1944. Il museo ha tuttavia un costante rapporto con il presente, giacché ospita abitualmente valide iniziative culturali, quali mostri, convegni e seminari, la cui presenza ha concorso ad un momento rilevante del flusso dei turisti, in particolare scolastici ed universitari. Personalmente mi sono affascinata anche per la presenza di un tratto basolato dell'antica via Virbia, rinvenuto a suo tempo nell'area. Tale tratto, che dall'altezza di Genzano si distaccava dalla via Appia per raggiungere il santuario di Diana sulla riva settentrionale del lago, appare esattamente conservato. Per cui è emozionante poter vedere i due stralci all'interno dell'edificio, mentre un terzo è visibile nel giardino. Dicevamo dunque, creazione e distruzione che si alternano nello sviluppo e nello svolgersi della vita umana. E in questo caso il museo rappresenta appunto la creazione. Alcuni reperti di maggior valore si salvarono, in quanto, come abbiamo detto, nell'agosto 43 la sovrintendenza li aveva fatti trasportare a Roma, nei magazzini del Museo Nazionale Romano. Vi si trovano esposti oggi nell'ala dedicata alle navi, oltre ai modelli degli scafi, attrezzature di bordo in copia, una pompa a stantuffo, una noria, un'ancora in legno. Gli originali, l'ancora in ferro, a ceppo mobile, il bozzello, le condutture in piombo, ahimè. Torna il saturnismo, con il nome dell'imperatore Caligola. Il rivestimento bronzo della ruota di prua, le imposte lignee di una finestra, porzioni di mosaici e i pavimenti a intarsi marmori, quattro colonne in marmo portasanta, ceramica, laterizi, decorazioni fittili e monete. L'ala destra del museo è dedicata in particolare al lago di Nemi e al santuario di Diana, ma sono presenti anche testimonianze protostoriche dell'intera area albana che rafforzano la valenza didattica dell'esposizione e documentano la vita, i manufatti e i corredi funerari delle popolazioni che abitavano l'area dei castelli romani, a partire dall'età di bronzo fino all'età imperiale. Di recente il museo si è arricchito di una sezione molto importante, costituito dalla collezione Ruspoli, fino a pochi anni fa conservata nell'omonimo castello a Nemi. Tra i materiali esposti, statue, iscrizioni e sarcofagi. La cosa interessante è che il mistero avvolge la possibilità, suggerita al tempo delle ricerche da uno studioso, dell'esistenza di una terza nave, mai localizzata, ancora inabissata nel lago. Se c'è, come il mostro di Loch Ness, sopravvive, perché non è stata rinvenuta dall'uomo. È triste doverlo dire. Noi esseri umani siamo più portati alla distruzione che alla creazione, anche se, essendo simili a un Dio, dovremmo essere soltanto costruttori. E speriamo che anche lui sia solo costruttore. Comunque, io vi ringrazio per avermi seguita anche in questa avventura, e anche se vi ho ospitato in un po' di confusione, come potete vedere alle mie spalle, ricordatevi che io sono Bianca Fasano, giornalista e scrittrice, leggete i miei libri e iscrivetevi, ok? Ciao a tutti, baci baci!